sul quinto grado di solito si altera con la scala più quotata in questo caso, o comunque la più diffusa, almeno quando si inizia ad approcciarsi ai 251 minori, che è la superlocrea. Riguardo alla superlocrea vorrei darvi un piccolo trucco, se volete chiamarlo così, per ricordarvi o per richiamare una scala superlocrea in un dato momento, come era la superlocrea di Do, come era la superlocrea di Fa. Bene, la superlocrea è composta per la sua metà da una scala semitono tono. Per la sua seconda metà è composta da tono, tono, tono. Esempio, prendiamo un sol alterato, sol, qualsiasi cosa vogliate voi, più 9 diesis. Si suona la scala superlocrea. La superlocrea di sol sarà di sol per i sassofonisti, per i pianisti sarà sempre fa. Quindi si suona sol, sol diesis, semitono, la diesis, tono, si naturale, semitono, poi si suonerà do diesis, ovviamente, re diesis, fa, sol. Quindi il suono sarà. Semitono, tono, fino qui. Tono, tono, tono. Questa è la scala superlocrea di Sol. Il problema qual è? E riguarda tutte le scale che suonate. E qui mi ricollego a quello che vi dicevo nel capitolo precedente, l'importanza di dominare il suono. Voi potete conoscere benissimo le note della scala superlocrea, ma ancora non essere capaci di produrre delle linee, diciamo, melodiche o comunque coerenti con il suono che questa data scala porta con sé. Quindi ricordatevi sempre di esercitarvi e di memorizzare il più possibile il suono che questa scala produce, così come tutte le altre, di modo da poter gestire il suono al di là delle note, perché con queste note potete anche allargarvi, allontanarvi da quello che è la sequenza, l'ordine delle note che producono il suono della scala superlocrea e creare delle linee melodiche che hanno comunque il suono della superlocrea. Questo vale per tutte le scale. Nella scala superlocrea è leggermente più difficile perché il suono è molto stabilito. E così via. Ovviamente io cerco di farvi degli esempi che già producano qualche linea che abbia senso, senza utilizzare ovviamente le note di passaggio, perché anche qui, come per tutte le altre scale, le note di passaggio sono le cose fondamentali. E anche qui le note di passaggio sono tutte quelle che non fanno parte della scala. Sta al vostro gusto e al vostro stato di coscienza musicale, armonico e ritmico, a creare delle frasi che abbiano senso compiuto, mantenendo questo suono ed aggiungendo note che nulla c'entrano in realtà con le note della scala. Per esempio, thank you.
Ovviamente quando si porta a spasso, come amo dire io, una scala che ha questo suono così stabilito, ovviamente il suono, soprattutto suonando senza un riferimento armonico in background, può sembrare molto dissonante, può sembrare non coerente, ma vi assicuro che se gestite bene queste note qua, e poi vi faccio vedere nel percorso del 251, avrete una potenza di fuoco veramente notevole. Dopo il 5 c'è l'1, in questo caso minore, e il minore si suona ancora con la scala minore dorica di cui abbiamo parlato, della quale abbiamo parlato nel primo capitolo.